Sindaco, conclusi i lavori, si inaugura il ponte che dà accesso al centro di Latiano, un'importante arteria quindi per accedere alla città in modo più veloce. Sì, dopo un anno e 10 mesi di lavori la comunità di Latiano avrà nuovamente questo raccordo importante che collega, come dicevi, la strada statale 7 con la strada provinciale 46 che collega Latiano a San Vito dei Normanni tramite la strada che è sul ponte del Canale Reale. Lavori che sono stati attuati con lentezza, ma questo è stato dovuto ad un problema tecnico, perché durante la prima fase iniziale si è riscontrata una conduttura di proprietà del consorzio ASI di Brindisi e questo ha comportato sicuramente una perizia di variante e una modifica della progettualità iniziale del ponte. Oggi finalmente i lavori sono completati, come ben diceva, la comunità tutta può usufruire di questa importante opera. Opera che è consistita nella demolizione del vecchio ponte ormai pericolante e inagibile, e si è ricostruito ex novo e abbiamo veramente un'opera importante che sicuramente darà un'utilità importante alla circolazione che da questo momento in poi avverrà nuovamente su questo ponte. Cosa dire? Io devo ringraziare intanto chi precedentemente ha intercettato il finanziamento necessario alla realizzazione di quest'opera, le precedenti amministrazioni, ma voglio ringraziare anche i miei assessori, la mia amministrazione che ha seguito appunto i lavori per arrivare a questa importante opera. E adesso toccherà le strade. Le strade, come sappiamo tutti, sono in una situazione di precarietà importante. Come si diceva prima, quando succedono gli imprevisti si infila la burocrazia e determina sicuramente lungaggini che fanno fare brutta figura a chi amministra. Ogni amministratore, ogni sindaco vorrebbe le strade senza le voragini, una efficiente illuminazione, però sia per la carenza di disponibilità economiche sia per la burocrazia che veramente stritola la volontà della politica ci ritroviamo molte volte ingessati. Fra pochissimi giorni inizieranno, come dicevo, i lavori di rifacimento del manto stradale delle strade a Latiano. Poi toccherà alla pubblica illuminazione, l'andremo a efficientare, andiamo anche a mettere mano finalmente sull'ampliamento del cimitero, andremo a completare la messa in sicurezza delle scuole. E allora tutto questo sicuramente la mia amministrazione lo attuerà in pochissimo tempo e si dimostrerà che sarà un'amministrazione che consegnerà la nostra comunità e il nostro paese in una situazione sicuramente migliore di come l'ha trovato.